Dei migliori in campo oggi, Michele Fezza, anche uno dei più giovani. Allora, Michele, una vittoria che vi dà morale, fa classifica e anche una bella prestazione. Beh, sì, è partita molto tirata, siamo riusciti a portarci in vantaggio, poi ci hanno ripreso e è stata difficilissima. Fortunatamente la squadra ha reagito bene, verso la fine si è riusciti a venire fuori, abbiamo sofferto un po' gli ultimi 5 minuti, però fortunatamente ce l'abbiamo fatta. La nostra forza è sicuramente l'unità e si è dimostrato anche oggi. Una cosa che è particolarmente funzionata mi è sembrata lì davanti, voi tre, soprattutto tu e Diallo, anche Nastavielli, insomma voi tre lì davanti avete fatto bene, avete fatto 3 gol e siete riusciti anche a ribaltare l'incontro, Beh, sì. in un momento in cui sembrava difficile. Sì, sicuramente giocare con gente come Diallo, Nastabielli e tutti gli altri miei compagni è facile, sfruttiamo molto la velocità, siamo capaci di andare negli spazi e creiamo sempre pericoli in questi punti. Poi, beh, sicuramente, ripeto, siamo stati uniti, siamo riusciti tutta la squadra, compreso il centrocampo, abbiamo retto dal davanti al dietro, il portiere, tutti siamo riusciti a riportarcela in mano nostra. È stata difficilissima, però ce l'abbiamo fatta e sono 3 punti importantissimi questi. Importantissimi per rasserenare l'ambiente e per arrivare dove? Beh, sicuramente obiettivi fissi non ne abbiamo, salvezza subito, speriamo. Era un momento molto difficile, non riuscivamo a far punti da un po' di partito, però finalmente ce l'abbiamo fatta e speriamo di andare avanti così. Non abbiamo limiti, più in alto arriviamo meglio, eh. Cos'è che se c'era una cosa che non funzionava nelle giornate scorse e che vi ha rallentato un po' la corsa, secondo te? Ma guardi, di preciso non c'era niente, un po' eravamo. Ci mancava sempre lì davanti, le occasioni le creavamo sempre, abbiamo sempre avuto un po' di difficoltà a buttarla dentro. È un periodo così era, adesso speriamo che ricominci a girare dal lato giusto.